Calvario è una scena in cui sono rappresentati tutte le espressioni dell'umanità. In questa scena del Calvario c'è il giudeo, l'uomo della decenza, l'uomo di una religione decente, insomma un corpo crocifisso, torturato, esposto allo sguardo di ogni passante, non sta bene, rovina la festa, impressiona i bambini. Non si può celebrare il grande sabato se i crocifissi sono là a ricordare il male che l'umanità può fare, il male che l'umanità può subire. Nel giorno del grande sabato la casa deve essere pulita, il vestito deve essere quello della festa, le parole devono essere liete, i canti devono essere solenni, anche la città deve essere vestita a festa. È dunque necessario che i crocifissi siano portati via, un po' di decenza insomma, per dare gloria a Dio e celebrare le sue opere meravigliose. Ci vuole una liturgia curata secondo i precetti della legge e che non ci siano spettacoli indecenti e contaminazioni impure con il sangue, con la morte. Il giudeo dunque chiede per decenza che vengano portati via i crocifissi. Il soldato è l'uomo della violenza. Il soldato rivela che nell'uomo c'è una rabbia, c'è una frustrazione incontenibile che cerca uno sfogo, c'è un risentimento per il male subito, un risentimento contro la vita sbagliata, contro la solitudine desolata, contro lo strazio di non essere nessuno e di non essere di nessuno, senza un nome per poter essere chiamato. C'è un tormento dentro il soldato, un senso di colpa, la tortura del rimorso, l'umiliazione di non essere capace di fare altro che far soffrire, la persuasione di non valere niente, quella desolazione di non piacersi, di non avere niente di sé di cui essere fiero. Dunque forse nel colpo di lancia gratuito, inutile, c'è questa violenza del soldato, l'assurdo bisogno di dire che la vita è insopportabile e la morte inaccettabile. E sullo sfondo Pilato, l'uomo dell'indifferenza, l'uomo che governa la regione, il politico, che deve imparare a guardare le cose da lontano. Se vuoi tirare avanti e continuare la tua carriera e apprezzare la tua sistemazione e vantarti dei risultati conseguiti e sentirti soddisfatto di te, non devi lasciarti coinvolgere nei drammi della vita, nei destini degli uomini. Meglio lavarsene le mani. L'umanità è troppo stupida, le vicende dei popoli sono troppo assurde, le veglie tra le persone sono troppo irritanti, che se la vedano gli altri, ragiona Pilato, uomo della indifferenza. Ma il testimone ha visto e dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. E noi siamo preti perché vorremmo che questa testimonianza attraversasse il tempo e giungesse in ogni dove. Testimone attesta
questo è lo spettacolo che merita di essere guardato. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dal fianco trafitto subito uscì sangue e acqua. Innalzato sopra la terra, attira tutti a sé. Attira lo sguardo di tutti coloro che Dio ama e vuole salvare. Il testimone, quindi tutta la Chiesa, il testimone e quindi tutti i preti si fanno strumento perché tutti possano credere ed essere salvati. Noi ci chiamiamo uomini per la speranza, e gli uomini della speranza sono quelli che custodiscono e hanno la responsabilità per la speranza di tutti. E io vi dico che sarà chiamato a salvezza persino il giudeo, quello della religione della decenza, l'amore che si umilia fino ad essere indecente diventa attraente e introduce in un nuovo modo di intendere la bellezza. Bello, decente, attraente, non è qualcosa che si propone come seducente per far crescere il desiderio del possesso. E invece diventa bello, decente, attraente colui che ha amato sino alla fine. Dunque non è la bellezza fisica che fa nascere un amore di desiderio, ma è un amore intero che fa nascere un'attrattiva che eleva le persone. Bello è il crocifisso, non perché sia attraente, anzi viene da volgere altrove lo sguardo, ma perché rivela l'amore di Dio. Bellezza significa che qualcosa è davanti a noi come rivelazione che siamo amati. E così anche il giudeo, quello della religione della decenza, si può convertire nel credente e nella bellezza persuasiva del crocifisso. Noi uomini per la speranza siamo custodi e testimoni della speranza per tutti. Io vi dico che sarà chiamato a salvezza anche il soldato, l'uomo della violenza, la mitezza che subisce perdonando, rivela che nessuno è condannato in modo irrimediabile. Nessun tormento dell'anima, nessun delitto commesso, nessuna cattiveria incomprensibile è irrimediabile per l'amore di Dio. Persino la crudeltà gratuita del colpo di lancia trae fuori dal cuore di Gesù l'acqua che lava i peccati e il sangue della nuova alleanza. E dunque anche il soldato della violenza si può convertire nel credente della mitezza, di quella fortezza cioè che ricambia il male con il bene e rivolge a ogni fratello e a ogni sorella lo sguardo della compassione. Noi, uomini e donne per la speranza, dobbiamo custodire la speranza per tutti. E io vi dico che sarà chiamato a salvezza anche Pilato, il politico dell'indifferenza. La parola che decreta la condanna di Gesù, che Pilato ha fatto scrivere, Gesù, il Nazareno, il re dei Giudei, diventa un'inquietudine per un
gloria. A lui è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E dunque seminato nella storia un principio rivoluzionario. E Pilato, il politico che teme le sommosse e stronca le rivoluzioni, può intravedere una regalità che invece di essere un potere che opprime, diventa un servizio che edifica. Pilato, il politico dell'indifferenza, si può convertire nel credente che pone la sua gloria nel servire. Il nostro ministero è quello di essere testimoni. Siamo incaricati di dire il vero, perché il mondo creda e tutti riconoscano che siamo amati e siamo chiamati a salvezza. E noi, uomini della speranza, e tutto il popolo di Dio, uomini e donne della speranza, siamo responsabili della speranza di tutti, e cioè di rivelare e testimoniare la salvezza, che è l'amore che attira a sé con la sua amabile bellezza. La salvezza, cioè il dono della mitezza, che per opera di Spirito Santo vince il male con il bene. La salvezza, cioè portare a compimento la vocazione a servire.